È stato un Ferragosto, quello appena trascorso, segnato da diverse tragiche morti in mare in varie località italiane. A cominciare da Ortona, sul litorale abruzzese, è l'ora di pranzo su una spiaggia libera e due fratelli di origine cinese, di 11 e 14 anni, stanno facendo il bagno quando vengono sopraffatti dal mare agitato che li trascina via sbalzandoli contro gli scogli. Il padre che assiste alla scena dalla spiaggia, vedendoli in difficoltà, si tuffa per soccorrerli, ma non riesce a raggiungerli. Dopo ricerche senza sosta dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, i corpi dei due fratelli vengono trovati su una scogliera a poca distanza l'uno dall'altro. E sono le prime ore del pomeriggio a Jesolo quando un 23enne, un operaio originario del Senegal, si tuffa dal pedalò su cui si trova con il fratello e tre amici. Malgrado il mare calmo e la breve distanza dalla spiaggia, il giovane non riemerge. Nonostante l'impiego di elicotteri e l'intervento dei sommozzatori, dei vigili del fuoco, anche lui viene ritrovato annegato qualche ora dopo. Ed è mezzanotte ad Aspra, vicino Bagheria, in Sicilia, dove numerose persone sono riunite per il classico bagno di mezzanotte. Il mare è molto agitato a causa del vento di maestrale e delle forti correnti. Un uomo di 54 anni, Antonio Badalamenti, residente a Chicago, si tuffa ma non riesce a rientrare a riva. I familiari lanciano l'allarme, scatta la macchina dei soccorsi, ma per l'uomo recuperato in mare non c'è nulla da fare. A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un ragazzo di 22 anni è in compagnia di un gruppo di amici su una spiaggia libera quando decide di tuffarsi in mare, ma anche lui non riesce a tornare a riva, perdendo la vita. E ancora a Trani, in Puglia, un uomo di 63 anni nuota all'altezza dei frangiflutti in prossimità del Lido di Colonna quando viene colto da malore. Inutile ogni tentativo di rianimare l'uomo una volta riportato a riva. Si chiude così quello che sembra un vero bollettino di guerra.